Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentornati, terza parte della nostra trasmissione odierna, ovviamente martedì 2 maggio del 2023, seconda settimana di programmazione primavera-estate, per cui come avete visto il palinsesto sta un po' variando sia come i temi trattati ma anche come location. Infatti abbiamo raddoppiato i giorni di appuntamento in studio, da uno siamo passati a due, visto appunto il grande interesse che c'è verso appunto questo tipo di trasmissioni, anche verso i temi che, come abbiamo visto, si differenziano da quelli appunto dei temi invernali, per essere più leggeri, più frizzanti, più estivi. Con noi abbiamo due ospiti giovanissimi, che peraltro è la prima volta che abbiamo il piacere di avere con noi. Insomma, perché siamo ben contenti, parliamo di Movida giovanile, con due ragazzi giovanissimi che appunto comunque, anche se sono giovani da anni, si occupano appunto di divertimento notturno. Andiamo in ordine decrescente, dal più anziano al più giovane, per quanto insomma, quanti ne hai, Carmine? 25, presto 26. Anch'io ne ho 20, siamo due coetanei. Carmine Favone, ovviamente gestore del locale Sorry Mama, dico bene, dopo ci spiegherai il motivo per cui è chiamato così, e anche ovviamente noto vocalist da 10 anni, da quanto fai voi? 10 anni, sì. Esatto, 10 anni. Quest'anno 10, Fai quest'anno 10. decennale, per cui Quest'anno anche tu 10. cominci a essere anziano. Eh sì. Bene, e diamo il benvenuto a un giovanissimo DJ, ma anche tu, insomma, saranno 5-6 anni che fai DJ. Qualcosina in più, sì. Sì, dai. Sei nato, fai DJ. Sì, Spermatozoi, già DJ? sì, Lorenzo Torricelli, benvenuto. Grazie, Perfetto, grazie Luca. quindi, insomma, parliamo di Movida giovanile e penso che ci sarà di cosa discutere. Carmine, allora hai aperto circa 2 settimane fa questo locale in via Diaz 22/C. Sì, giusto. Benissimo, il Sorry Mama. Intanto, perché Sorry Mama? Allora, diciamo che la vecchia gestione l'aveva chiamato Sorry Mama, il nome era intrigante, quindi abbiamo deciso di mantenere il nome e rilanciare semplicemente il locale, appunto, un po' modernizzandolo e cambiando il giro di clientela, che appunto è il mio stesso delle serate da vocalist, quindi concentro il pubblico in un unico punto, magari pre-serata, e poi li porto con me dopo dove vado a suonare. Ovviamente un pubblico giovane. Assolutamente sì, è un pubblico che va dai 20 anni, 19 in su principalmente. E lavoro anche a livello studentesco, quindi con più piccoli, però mi focalizzo principalmente appunto sui maggiorenni, essendo io un po' più grandicello rispetto a Lorenzino. Come mai da vocalist sei passato a gestore di locale, peraltro a una giovanissima età? Ma allora, diciamo che assieme a un altro mio socio avevamo un po' questo sogno nel cassetto di aprire in realtà una discoteca inizialmente. Qua a Trieste, direi, di Purtroppo Maratale. sarà, infatti, Spero che non sicuramente. apri Porto Vecchio, visto che di piazza in diretta ci ha detto che ci sarà la zona di Porto Vecchio riservata solo alla Movida, non si sa mai. No, diciamo che abbiamo questo piccolo sogno nel cassetto, che però abbiamo appunto spostato sul bar, perché abbiamo avuto questa occasione, abbiamo visto appunto in centro città, comunque via Diaz è trafficata, vicino via Torino, e abbiamo deciso di investire in questa attività e vedere, provare un po' come va. Ovviamente abbiamo sempre lavorato noi, assicurazioni, un po' così le serate, ci siamo messi un po' di soldi da parte, abbiamo deciso appunto di fare questo passo. Diciamo che non siete sprovveduti, No, perché no, cominci la carriera con assolutamente 10 anni, come fai? no, assolutamente no, assolutamente no. Come sono andate queste prime 2 settimane di programmazione? Qual è stato il feedback? Allora, c'è poca gente in giro, forse anche dovuto ai ponti che ci sono stati, Liberazione, 1º maggio, però onestamente molto bene, sono entusiasta, anche perché ovviamente riavviare un locale chiuso e dare anche un nuovo giro di clientela, appunto, è difficile di solito, però abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. Anzi, sono molto contento. Speriamo continui così, in realtà. È un buon trend. E E tra i DJ c'è anche ovviamente DJ è venuto a suonare anche Lorenzo da noi. Sì, Lorenzo sì, sì, sì. Torricelli. Come sono andate queste prime 2 settimane? Che tipo di musica ora, diciamo, va per la maggiore tra i giovani? Ma queste 2 settimane secondo me sono andate abbastanza bene, soprattutto il giorno dell'apertura, era veramente pieno in bar, ha chiamato tanta gente. Ma secondo me fra i giovani adesso il genere emergente è ovviamente quello della commerciale, un po' magari unito all'house, diciamo. Stiamo lasciando un po' il genere reggaeton che è tanto andato in foga in questi ultimi anni. Anche qua a Trieste si è visto anche dalla programmazione dei vari locali che abbiamo qua in città. E adesso secondo me stiamo un po' andando verso il genere house. Movida giovanile a Trieste, qual è lo stato di salute? Com'è? Lo stato di salute? Ma dai,
Bene, secondo me. No, puoi dire liberamente, insomma, guarda. Dai, arranca un pochino. Peste corna, puoi dire. Boh, dai, non è male, diciamo, dai. Si sta un po' spostando il centro, insomma, del gruppo della movida, ecco. Siamo in un momento un po' di variazione, diciamo. Ecco, c'è una questione, no, di cui spesso si parla di trasmissione da noi, probabilmente anche a livello nazionale, cioè l'impatto che ha avuto il Covid sugli adolescenti a scuola e come questo ha comportato forgiata la loro personalità, il loro carattere nel pre e post Covid e come ora stanno affrontando appunto la realtà. Secondo voi ancora oggi magari alcuni si portano dietro questo isolamento adolescenziale abbastanza traumatico e tragico di chi ha avuto 7-18 anni, se l'hanno visto festeggiare magari 18 anni in zona rossa con mamma e papà e cane. Sì. Beh, diciamo che l'impatto del Covid, dello stare a casa, è stato devastante per noi giovani, penso. E diciamo che in questi anni stiamo cercando di, insomma, riavvicinarci a quello che è quello stare con gli amici, cercare vari punti di ritrovo all'interno della città, eccetera, e secondo me pian pianino stiamo riuscendo a tornare a quello che eravamo prima, ecco. Carmine, la movida giovanile pre-post-Covid è cambiata o è uguale? No, è cambiata, allora è decisamente cambiata. Io sono dell'idea che comunque di base l'uomo è un animale sociale, quindi ha bisogno di interagire con altre persone, ci vuole interazione tra uomini, appunto. E il Covid, appunto, avendo limitato ciò, io faccio un esempio, sicuramente ti ricordi anche tu, Luca, c'era quel periodo in cui, appunto, appena riaperto tutto in Piazza Venezia c'era veramente troppa calca, succedevano risse, c'erano molti problemi comunque, no? Lì io non do neanche una colpa, diciamo, al comune da questo punto di vista, però il divertimento è parte fondamentale della quotidianità delle persone, che sia sportivo, che sia culturale, comunque è divertimento. Io faccio l'esempio nostro, che è il mondo della discoteca. Mancando magari le infrastrutture e concentrando tutti i ragazzi in un unico club, chiamiamolo così, sono più controllabili che sparsi per città, tra virgolette. Cioè, paradossalmente, è brutto da dire così. Però dare uno sfogo è molto importante, anche perché appunto escono da una situazione in cui stai chiuso in casa. Se non sei lucido mentalmente, tu come persona che ti dai un passatempo oppure cerchi di occuparti da solo, rischi appunto di peggiorare la tua situazione psicologica principalmente, molto pesante. Adesso appunto, come ha detto Lorenzo, un po' sta ripartendo il tutto, stanno riaprendo nuovi locali, fuori Trieste tutti purtroppo. Staranzano, sì. Appunto, esatto. Noi collaboriamo molto con l'AIM, lui più di me sicuramente. Se lo chiamiamo, esatto, ciao Tommy. Però il problema di fondo è questo qui, comunque un ragazzino magari di 17 anni che non ha la possibilità di entrare in un club di maggiorenni, ha lo stesso diritto di un ragazzo di 20 anni che ha la macchina di andare fuori a far festa. Quindi bisognerebbe un attimo trovare un punto di incontro tra tutti. Ovviamente a Trieste ci sono un sacco di palazzi, quindi non si può disturbare la quiete pubblica, tra virgolette. Però appunto il Porto Vecchio è un'ottima risorsa che andrebbe sfruttata sicuramente. Ecco, abbiamo questo Carmine, ovviamente domanda per Lorenzo, visto anche sui social. Lorenzo ovviamente ha collaborato negli anni scorsi anche con degli staff. Qualcuno esiste ancora, qualcuno esiste più, ovviamente prettamente dedicati al mondo di giovani e giovanissimi, per cui fede studentesche, magari appunto per una questione anche di età, evidentemente, che si matura, alcuni staff non esistono più perché o si ritrova il cambio generazionale oppure evidentemente vanno un po' a morire. Però effettivamente rispetto alle prime trasmissioni che abbiamo fatto con Carmine tanti anni fa che erano proprio su uno di questi gruppi giovanili, il fatto che non ce ne siano quasi più effettivamente pesa, no, sull'abituare anche i giovani a divertirsi la sera, andare in discoteca, perché una volta, grazie a questi staff, ovviamente i ragazzi già uscivano a 14-15 anni, seppur protetti con i genitori fino a mezzanotte, però c'era intanto la cultura, magari, esatto, grazie anche a dei DJ comunque come Carmine, comunque dei valori positivi. Ora effettivamente che non c'è più, oppure ce ne sono ben pochi di queste tipo di serate, tipi di eventi, tipi di opportunità per i giovani, effettivamente è un problema magari nel divenire, no? Perché insomma a 18 anni poi è difficile abituare la gente alla vita notturna. Ovvio, c'è anche una grossa scarsità di ricambio in questo senso, no?
cioè proprio non abbiamo staff che ad esempio della nostra età all'epoca di 5-6 anni fa, quando abbiamo iniziato, adesso non esistono, insomma. Cioè è difficile creare un gruppo di persone che abbia voglia poi un domani di andare a lavorare nel mondo della notte, eccetera. È un sacrificio in realtà, no? Ma dai, diciamo che non è facile, no, però non è per niente facile. Se fa il DJ, sta là a suonare, no? Però effettivamente ci sono anche è un tipo di vita, no? Con orari, esatto, totalmente diversi, totalmente, rispetto al 99%, esatto, vuol dire sì, sì, lavorare di notte e dormire di giorno. Esatto, praticamente i ritmi, sì, i bioritmi sono completamente, completamente sfasati, no? Ogni weekend, se si può dormire di giorno, poi ovviamente. Anche perché c'è chi lavora. Perché magari tutti pensano al lato positivo, ma dopo negativo, esatto, cioè, non sempre si può dormire di giorno, ecco. Poi magari chi c'è un doppio lavoro oppure diventa più difficile. Carmine, come riesci poi ad associare la vita da imprenditore con la vita da libero professionista altrove? È facile o no? Ci vuole tanta perseveranza e abitudine che viene, che appunto si crea col tempo. Diciamo che è pesante, comunque ci metto in mezzo anche lo sport perché è molto importante, anche la salute. Mente sana e corpo sano si riesce a fare tutto. Diciamo che le poche ore di sonno che ho le devo sfruttare al massimo, perché appunto se no risulta veramente difficile. È importante, come dice appunto Lorenzo, sottolineare che il nostro di base è un lavoro. Ci divertiamo, sì, facciamo del nostro divertimento un lavoro, però è veramente un lavoro. E quando si hanno 2-3 date il weekend, quando devi andare a Bibione, farti un'ora e 20 di macchina alle 6 di mattina per tornare a casa, è pesante, cioè, è veramente pesante. C'è chi fa il pendolare, c'è chi si spacca la schiena assolutamente, e c'è anche chi fa il DJ o il vocalista appunto e viene retribuito per questo. Quindi... Riguardo appunto alle prossime serate al Sorry Mamma, ci vuoi dare qualche anticipazione, qualche spoiler su cosa? Allora, al momento siamo un po' in alto mare onestamente, diciamo che l'impronta appunto d'immagine che voglio dare è quella di un locale che fa il pre-serata per i ragazzi che poi vanno in discoteca. Vorrei chiamare i DJ di, non dico tutta la regione, ma se possibile quasi tutta la regione, almeno i più noti, in modo appunto anche di sfatare questo mito che appunto il DJ deve solo suonare in discoteca o deve fare altro. Può suonare anche in un bar, il DJ deve divertire e deve appunto creare connessioni tra la gente, la musica anche questo, quindi sicuramente ho chiamato Lorenzo, ho chiamato altri colleghi appunto con cui suono, di base punterò a far questo comunque nel locale, quindi prossimamente altri DJ sicuro, noti o forse anche un po' meno perché di fuori provincia, questo posso dire sicuramente. Invece il tuo calendario primavera estate, ci vediamo che anticipazione? Ma diciamo che è ancora in fase organizzativa, ecco, mettiamola così. Però sicuramente ci sarà appunto la mia presenza al locale IM Summer che aprirà a giugno, è una buona presenza e poi insomma vedremo, dai. E Carmine, ovviamente Via Diaz comunque è una zona comunque centrale, no? Zona come Piazza Venezia, sì, per sì, cui insomma è una zona comunque molto, molto vissuta di sera e anche di giorno. Quanto in prospettiva per le serate può essere decisiva, importante la presenza turistica, di turisti, oppure secondo te i turisti scelgono Trieste non per la movida ma per altro, per cui diciamo dal punto di vista della movida in realtà è un discorso a sé rispetto a tutto l'indotto che producono i turisti? Allora, confrontandomi con amici appunto e colleghi di fuori, ad esempio Udine, una cosa che mi è sempre stata detta è che appunto, per esempio, il triestino di base non si muove dalla città per andare a far festa fuori, tranne l'estate. L'estate ci si muove verso Lignano, ovviamente, che è più comodo, comunque l'estate si prendono ferie ed è comprensibile. Secondo me il discorso movida a Trieste è legato semplicemente alla città. Il triestino fa festa a Trieste, difficilmente va fuori. Il turista quando viene a Trieste in settimana, molto banalmente, vedendo anche in bar le persone che ci vengono a trovare, cerca un punto ricreativo che però purtroppo non c'è. Il giovedì non ci sono locali aperti, quindi il giovedì ti limiti a rimanere fuori fino a mezzanotte, berti qualcosa al bar e poi tornare a casa. In altre città, comunque anche più grandi, non esistono queste cose, ci sono appunto locali aperti, eccetera. Ma viene a mancare proprio questo, purtroppo. È un punto, anche
banalmente potrebbe essere comunale, come appunto il Porto Vecchio che hai menzionato prima anche tu, dove appunto la gente possa recarsi. Questo manca sicuramente. Lorenzo, la politica secondo te ascolta i bisogni dei giovani oppure le vostre voci, le vostre urla sono un po' inascoltate al vento? Sono tipo eco che vi tornano indietro, tipo boomerang? Secondo me molto poco, insomma. Cioè, si vede proprio la mancanza di un locale notturno, insomma, che dia una programmazione, non dico mensile, ma quantomeno settimanale, ecco, insomma. Cioè, c'è tanta voglia di andare a far festa e purtroppo siamo un po' rinchiusi da questo, ecco, diciamo, non ce la facciamo, sì. Se avessi appunto davanti appunto esponenti politici cittadini, cosa chiederesti appunto da DJ? Chiederei... Cioè, ovviamente non apertura di locali, perché quello era fine un'attività imprenditoriale, per cui c'è uno a notte che ci mette i soldi. Sì, no, ovvio, ovvio. Però diciamo effettivamente... Quantomeno diciamo, la disponibilità di poter aprire un locale in città o comunque vicino a Porto Vecchio, che comunque sono 10 minuti a piedi. Semplicemente magari creare una zona movida, esatto, dove la musica non deve cessare alle 11:30, ma può cessare, esatto, a mezzanotte e mezza, che un'ora può essere comunque importante. Banalmente mi collego anche a questo discorso qui e ci tengo anche a sottolineare che, almeno io parlo per me, per me festa o discoteca non vuol dire alcol, non vuol dire droga, non vuol dire altro. Per me vuol dire divertimento, spensieratezza, staccare, perché quelle 2 ore in cui tu balli, stacchi la spina da quella che è stata la tua settimana lavorativa, i tuoi problemi anche interfamiliari che possono essere. Il divertimento è importante di per sé, come ho detto prima, che sia sportivo, culturale o musicale, indifferente. Quindi praticamente chiedete un po' una modifica, una variazione, sì, a quello che è il famoso decreto Movida, sì, cittadino. Ovviamente questo l'abbiamo richiesto perché giovedì prossimo avremo alle 8:30 in diretta l'assessore alla sicurezza Maurizio De Blasio, a cui evidentemente poi porremo tutte le vostre, sì, così, richieste che avete, quindi ne parleremo evidentemente in lungo e in largo, perché come c'è già l'assessore, già da circa un mese sono cominciati i comitati di cui appunto il coordinamenti di pubblica sicurezza in prefettura, con la questura, ovviamente, per tutta la questione della gestione della movida, insomma, perché effettivamente, come diceva anche Carmine, effettivamente ci sono diverse zone, Piazza Venezia, ma c'è anche Piazza Barbacan, ma c'è anche Piazza Sant'Antonio, una zona che... Insomma, il viale ultimamente sta, sì, che, diciamo, negli anni. Soprattutto dei bisogni di cronaca ci sono stati, evidentemente. Poi non parlare di Piazza Goldoni, che oggi guarda Arisa in quello giorno, insomma, ma lì di giovano, non si parla di morire, insomma, lì si può fare presidio fisso, perché effettivamente, diciamo, sono diverse le zone, sotto attenzione, effettivamente questo diventa importante. E Carmine e Lorenzo, se voi aveste appunto un genitore, no, davanti, no, magari di una figlia adolescente, gli consigliereste di far uscire la ragazza la sera? Gli dareste delle prescrizioni? Se facciamo finta che fosse proprio mia figlia, se avessi una figlia, io sicuramente le direi: esci, contesta, pensa alle azioni che fai, attenta ovviamente alle persone che hai attorno, che siano amici o che non siano appunto essi amici, però l'importante è avere la testa sulle spalle, che qualunque decisione tu vada a prendere, per te sia la decisione migliore la tua persona. Sicuramente bisogna stare sicuramente attenti e Trieste di per sé è una città tranquilla, al di là delle cronache, cioè di tutti gli avvenimenti successi ultimamente. Quindi io sicuramente la farei uscire senza problemi e direi di non aver nessun pensiero. Collegandomi a Tommaso Centazzo dell'AIM, diciamo che tutte le discoteche appunto di Trieste hanno degli staff anche di sicurezza molto importanti, quindi non ci sono problemi neanche da quel punto di vista. Sì, anch'io, come ha detto Carmine, insomma, testa sulle spalle e circondarsi di amici, insomma, ecco. Per concludere, una curiosità, Carmine. Come si diventa vocalist? Cioè, uno nasce vocalist, qual è il percorso che uno va a mettere? DJ è una cosa, però vocalist effettivamente non è che sia una cosa così... È un po'... Allora, una domanda che mi fanno in tanti, secondo me si può diventare, però è molto... Ecco, come si fa a diventare vocalist? Se io sono amici da casa voglio diventare vocalist, voglio rubarti il lavoro. Allora, secondo me è soggettivo, nel senso che secondo me bisogna non avere
in primis paura della videocamera, in questo caso che può essere il pubblico, appunto, no? Facciamo un esempio. Se tu non hai paura del pubblico e hai voglia di metterti in gioco, ti piace la musica, ti senti un po' animatore, tra virgolette, perché ero molto vivace, energico da ragazzino, perché no? Si può provare. Anzi, io cerco una figura che mi possa sostituire perché appunto ne ho bisogno. Ma fa il vocalist, vuol dire zigar tutto il no, tempo? No, vuol dire, no, vuol dire accompagnare la canzone, vuol dire animare, vuol dire far divertire il pubblico, creare una connessione col pubblico. Non fa il pagliaccio però. No, assolutamente no, assolutamente no. I colleghi, se ci stanno guardando, potranno confermare che non è fare il pagliaccio, assolutamente no. Avere no. Tanto carisma con il pubblico. Assolutamente. Anche. Banalmente lui o anche amici mi contestano il fatto che io sembro molto annoiato, però nonostante ciò il mio essere annoiato coinvolge il pubblico e di per sé sono contento anche in questo. Lorenzo, promosso come vocalista? Sì, dai, assolutamente. Assolutamente, alla fine io sono nato con Carmine, insomma, ho iniziato a suonare le prime studentesche a fianco a Carmine, quindi, insomma, tanti. Ma vocalista si fa da autodidatta oppure si impara da qualcuno? No, da autodidatta. Io comunque ho avuto sempre questa passione un po' per la musica, per il rap, no? Quindi su una base, se non è cantata, magari appunto può essere un pezzo house, ci vado a cantare io sopra, banalmente, no? E mi è sempre piaciuta questa cosa qui e quindi mi viene un po' naturale, no? A parte la morichiana, magari una bella coppia veniva fuori, no? Mi faceva una bella. Uno cantava, uno faceva il vocalista, poi magari Lorenzo faceva. Mixava. Un bel concertino. Benissimo, ringraziamo ancora una volta per stati con noi Carmine Favone, ovviamente gestore del Sol di Mamma di via Diaz 22/C, aperto tutti i giorni. Tranne domenica e lunedì, riposiamo il weekend. Perfetto, gli ultimi due giorni. E ovviamente vocalista, ci ha appena raccontato appunto i segreti, quindi se anche voi diventate vocalist, vedetevi la trasmissione da parte di te lui e potete poi anche sfidarlo alla console. Ringraziamo Lorenzo Torricelli, ovviamente il DJ, ovviamente non solo delle serate Sol di Mamma, però ovviamente anche di tante altre serate, ovviamente seguiteli sui social per essere sempre informati sulle altre date. Ringraziamo Mattias per averci seguito in tutte e tre le trasmissioni e ci troviamo domani, mercoledì 3 maggio, per due trasmissioni alle 20.30 e alle 21. Alle 21 parleremo di benessere e forma fisica, ovviamente. Grazie Lorenzo, grazie Carmine, un saluto a tutti e arrivederci. Grazie a te, Luca.